Buonasera e benvenuti alla puntata numero 457 del quattordicesimo anno dell'Altro Calcio. Un benvenuto innanzitutto agli ospiti, andiamo a vedere subito un bentornato a Franco Laterza dopo una settimana di malattia. Buonasera, buonasera ai telespettatori. E poi abbiamo l'onore di avere ospiti il mister e il capitano della compagine del Golfo di Policastro femminile di calcio a 5, Romina Gaudio. Buonasera. E mister Vito Furiati. Ecco qua, un grazie a tutta la società e a voi per essere intervenuti. Noi andiamo subito a vedere il sommario di questa puntata numero 457. Andiamo subito parleremo all'inizio di calcio a 5 femminile, parleremo di C2. Prima categoria girone F, seconda categoria girone I ed L, terza categoria girone D ed E, e poi concluderemo con la promozione Campania girone D, dove ci sarà un servizio di Christian Vitale. Innanzitutto io voglio ringraziare Romina per essere intervenuto, ma anche mister Furiati. Un grazie particolare va a Vito Montuori perché all'ultimo momento siamo riusciti a fare questo bellissimo passaggio, perché avevamo altri ospiti, dobbiamo essere sinceri, però dopo ci sono stati dei problemini tecnici e quest'oggi avevamo l'opportunità di dare spazio a questa squadra, a questa simpatica squadra che è nata nel Golfo di Policastro. Parliamo con mister Vito Furiati, prima dell'intervento di Franco Laterza, perché Franco Laterza ha allenato anche la squadra femminile, quindi è esperto. Come è nata questa compagine? Allora, innanzitutto nasce grazie all'impegno di Vito Monduri, che è stato sempre molto attento al calcio femminile già anche in passato. E, siccome l'anno scorso c'era una società di Padula che ormai stava andando a finire, Vito, avendo fatto attenzione alle ragazze, avendole già aiutate con degli allenamenti l'anno scorso per la possibilità di fare degli allenamenti sul campo Policastro, quest'anno si è preso l'impegno di far nascere questa squadra. Sì, Romina è giovanissima, però ha tanti anni di esperienza a livello calcistico nelle varie categorie di calcio femminile. Da quanti anni giochi a calcio, Romina? Io gioco a calcio, si può dire da quando sono Hai nata, però iniziato in anche una con noi squadra, perché, sì, ecco. in squadra infatti ho iniziato da quando avevo 12 anni, quindi 16 anni fa. Romina faceva parte della squadra giovanissimi che avevamo nel Pixus. Quindi insieme Alessandra a Alessandra Gangemi, sì. Cangemi, ecco, erano le due ragazze che giocavano nella nostra squadretta, c'ero pure io, facevo l'allenatore, e nel settore giovanile c'era anche Franco Laterza, quindi è un doppio onore averla qui con me, a Romina, perché in modo particolare ci tengo e mi fa piacere che sia il capitano di questa squadra, perché ha avuto sempre la passione del calcio, quindi è giusto che sia così. Spiegami un attimino come ti è venuta la passione di giocare a calcio. In realtà è stata tra virgolette colpa di papà, perché mi portava sempre a vedere partite sin da quando sono nata, quindi mi metteva davanti alla televisione a guardare partite. Infatti io ho iniziato con loro, i cugini, quando ero piccola, mi mettevo e giocavo insieme a loro ed ovviamente a quei tempi ero l'unica ragazza. E quindi ti è rimasta questa passione. Le trafile che hai fatto, a parte i campionati che hai fatto con noi per quanto riguarda la compagine della Pixus, che in quel periodo c'ero pure io che allenavo, poi sei andato a giocare con Padula, se Padula, non erro. E sì. là Calcio c'è stato i vari campionati perché a 11 però a poi quei tempi. sì, il presidente onorato ha fatto un grandissimo lavoro negli anni. Che poi dopo naturalmente ci vuole il proseguo e ci vogliono le persone che continuino questo lavoro e non c'è stato. Che cosa ti è rimasto di quell'esperienza del calcio femminile a Padula? Ah, sicuramente quella è stata l'esperienza più importante, anche perché è stato grazie al Padula si è potuto coltivare e al presidente onorato si è potuto coltivare questa passione. Quindi sicuramente resta l'esperienza migliore. Poi l'esperienza anche a livello umano che mi ha formato tantissimo, perché sono uscita poi anche al di fuori magari della regione andando a fare rappresentative, quindi è stata sicuramente un'esperienza anche a livello umano importantissima.
Ecco, delle due ragazze, Romina gioca adesso a Policastro, ha giocato col Padula, invece diciamo che la Cangemi gioca col Chieti, quindi ancora gioca, gli facciamo i complimenti perché si è laureata, aveva finito gli esami, penso che dovrebbe laurearsi a breve, quindi anche per questo i complimenti vanno alla Cangemi per quello che ha fatto e per la passione che avete avuto, perché siete state bravissime a continuarla. Invece andiamo con Vito Furiati. Com'è difficile allenare nel calcio 5? Perché calcio 5 e calcio 11 sono completamente diversi. Sì, in effetti tipologia di sport diverse, quindi soprattutto quando hai a che fare con chi ha giocato a calcio a 11, quindi insegnargli di nuovo a giocare a calcio non è semplice. Calcio a 5 è molto più veloce, non esiste tra virgolette una posizione, quindi gli spazi sono ridotti. La velocità di esecuzione, i movimenti, anche pensare in modo veloce, sono delle cose fondamentali. Purtroppo, giustamente, per chi è nuovo è molto più semplice abituarsi dall'inizio. Per chi ha esperienza nel calcio a 11 ha una difficoltà in più, poi però tutto si può superare con l'allenamento. Ecco, la stessa cosa vale per Romina. Le difficoltà che hai trovato nel passaggio tra il calcio a 11 e il calcio a 5? Sicuramente dovuto al fatto che mentre nel calcio a 11 appunto ci stanno delle pause, hai un ruolo ben definito, invece nel calcio a 5 non è così perché devi tra virgolette saper fare tutto, devi difendere, devi attaccare, devi essere veloce a recuperare, devi saperti spostare insieme alla squadra, quindi sicuramente è più difficile, poi tecnicamente penso sia tutto un altro gioco. Perché nel calcio a 5 deve per forza essere bravo tecnicamente, altrimenti deve avere una grande velocità di pensiero, altrimenti gli altri la buttano dentro prima di te. Allora, io vi voglio far vedere le grafiche. Noi abbiamo i risultati perché la settimana scorsa non si è giocato, c'è stata una pausa, si doveva essere l'ultima giornata di campionato. Eccole qua. Io vi do i risultati della 13ª giornata, così vediamo la classifica. Belvedere, Golfo di Policastro 5-3, Folgore Acquavella, Felice Scandone 9-5, Roberto Grimaldi, Futura Salerno 2-8, ha riposato Giovani Tramonti, che è la capolista. E per quanto riguarda la classifica, vedete, Giovani Tramonti 31 punti a una giornata dalla fine, Folgore Acquavella 28, Futura Salerno 17, Belvedere 15, Felice Scandone 10, Golfo di Policastro 7 e Roberto Grimaldi 2. La settimana prossima si giocherà questa giornata, che è l'ultima, Futura Salerno, Folgore Acquavella, Giovani Tramonti, Belvedere, Golfo di Policastro, Roberto Grimaldi e Felice Scandone dovrà riposare. Con una vittoria, mister, raggiungete il Felice Scandone, quindi praticamente siamo là, non ci sono i playoff, non si No, riesce a entrare nei playoff. entriamo in zona playoff perché prima e seconda classificata vanno a fare direttamente la semifinale, mentre terza, quarta, quinta e sesta si scontrano tra di loro. Noi avremo la partita contro la terza in classifica, che dovrebbe essere Futura Salerno. E quindi partita secca, andiamo a giocarci la prima partita dei playoff. E comunque un ottimo risultato perché abbiamo visto, c'è stato un momento in cui noi abbiamo seguito sempre, c'è stato un momento in cui la squadra addirittura era al terzo posto, quindi c'era. Poi che è venuto a mancare? Che cosa è mancata alla squadra? Allora, purtroppo c'è da dire che il calcio è fatto di tanti episodi, quindi possiamo dire che siamo stati sfortunati, possiamo trovare tante giustificazioni. In realtà c'è un fondo di verità su tutto, sulla sfortuna, su purtroppo abbiamo un problema principale che sono gli arbitri, perché purtroppo nel calcio a 5 c'è carenza di arbitri. Soprattutto c'è carenza di professionalità, non tutti vengono ad arbitrare come si deve, perché vengono viste categorie inferiori. Purtroppo c'è ancora questo.
Però che cosa è successo? Un po' la mentalità, un po' diciamo entrare in gambo con determinazione ci è mancato, questo è stato fondamentale. Tanto è vero che abbiamo fatto le partite contro l'Acquavella o come lo stesso Tramondi che in casa nostra ha vinto con un 1-0 fortuito, cioè forse siamo stati la squadra che le ha messe più in difficoltà, oppure lo stesso Acquavella. Che ci ha pareggiato, ci ha vinto anzi a 30 secondi dalla fine. Eravamo in casa loro, eravamo riusciti ad ottenere un 4-4 giocando Eh sì, bene, infatti veramente l'abbiamo bene. Poi detto, sì. purtroppo, ecco, è vero, poi c'è anche la sfortuna. Vabbè, però dopo si cresce, questa è la cosa fondamentale. Franco la terza. Sì, io volevo, intanto sono presenti i due esponenti che io sappia, insomma, della squadra, ovviamente c'è il mister e c'è. E colei che la conosciamo un po' tutti gli addetti ai lavori, ma insomma la conoscono in tanti anche i ragazzi che Però ci sono fa nel piacere calcio, vedere perché Romina certo, dopo visto tanti la sua anni, eh. presenza qua, tanto volevo fargli i complimenti perché si è riuscito a fare una squadra e quindi anche allo staff della Società del Golfo di Policastro che ha contribuito a dare una mano, visto che hanno avuto un po' di peripezie varie. Cioè, io vorrei far capire. E come giustamente diceva anche Romina, che giocare a 11 e poi tornare a giocare a 5 non è una cosa semplicissima, o viceversa, per chi tante volte si vuole improvvisare, anche perché che io sappia, questo l'ho saputo, e alcune delle ragazze delle prime due squadre in classifica, ma della prima in particolare, là dove c'è comunque un'enormità di punti tra voi e queste ragazze, giocano e hanno giocato quasi tutte il calcio a 5. Questo ve lo posso Sì, garantire è così. perché penso che ci sia anche questo. Quindi io credo che gli sforzi siano ancora da apprezzare per quanto state facendo voi e quanto hanno fatto ovviamente quella società. Due piccole cose però volevo sapere, una dal mister e un'altra ovviamente poi le chiedo alla Romina. Ecco, dal mister velocemente, c'è stato un avvicendamento di allenatore, vale a dire da Romano si è passato a Furiate, che qui ovviamente era il secondo allenatore della squadra. Siccome so che ancora Romano dovrebbe almeno, usiamo il condizionale, orbitare nella sfera Golfo di Policastro, perché c'è stato questo avvicendamento? Se chiaramente ce lo può dire, e poi io sono contento perché Vito è un ragazzo che io conosco da piccolo, so che è molto serio, così come era l'altro, e quindi io ne Grazie. sono particolarmente contento. Grazie. No, semplicemente questo è stata una questione di impegni, perché comunque Romano segue anche i bambini, e proprio la difficoltà che abbiamo magari nel conciliare i vari allenamenti tra le varie ragazze, perché purtroppo poi questa è una delle cose che ci viene spesso a mancare, la possibilità di riuscire ad allenarci bene e tutti. E un po' con gli orari, un po' andare incontro a queste esigenze, alla fine si è presa questa decisione Non è dove successo niente non è però. Beh, successo niente, no, non è successo niente, tutto. noi Antonio, facciamo Antonio comunque continua. cronaca, ci capirà, insomma. Giusto. Poi volevo chiedere una cosina pure a Romina, penso che Vito abbia finito. Mi sorge questo dubbio, perché ovviamente il calcio poi è bello forse anche per questo, e mi sorge così questo dubbio. Dico, ma tra voi ragazze, l'antagonismo sportivo, ecco, il dover magari dire ma quella è più brava, ma di quella sono più forte, penso di aver fatto capire un pochino il concetto. Esiste o come tanti addetti ai lavori pensano che non esiste invece nella parte femminile, visto che noi maschietti ci teniamo tante volte a puntualizzare determinate situazioni? Allora, indubbiamente con gli avversari esiste sempre, con gli No, avversari tra voi esiste voglio sempre, sapere io però. però cioè, tra di noi più o meno io penso che all'interno, perlomeno io parlo per la mia squadra, all'interno della mia squadra ci sia una stima reciproca tra tutte, quindi per quanto magari ci sta che c'è chi ha qualità tecniche maggiori, c'è chi ha magari la corsa migliore, c'è chi è più bravo a tirare, però c'è questo antagonismo, invidia no. Cioè, per la mia squadra, no. Bene. Invece Franco la terza, la domanda. Tu che hai anche orbitato nel calcio femminile, che cosa ti è rimasto del calcio femminile? E No. che cosa pensi di questa bellissima iniziativa della società Golfo di Policastro insieme a loro, insieme a Vito Monturi, Sì, c'era allora, perché... poi si era creata già all'inizio. No, ma è un'esperienza completamente diversa, completamente nuova, perché
Intanto lo si deve fare con attenzioni particolari perché si hanno a che fare intanto con delle ragazze, giovani o meno giovani che possano essere, delle adolescenti o delle ragazze che hanno superato i 20 anni, ma bisogna farla con la dovuta educazione perché se tante volte ecco, anche un mister, un allenatore con un ragazzo si spinge a dire la parolina, tante volte lo si fa anche fraternamente, insomma credo che già questo l'approccio proprio debba essere un pochino diverso, quindi anche a tutela delle stesse, della stessa squadra, che un allenatore ha il dovere anche morale di, credo, proteggere sotto tutti i punti di vista, quindi già questo è un impegno che va al di là. E poi allenarle, ecco io dico e ho detto, io sono sempre critico Romina nelle mie analisi tante volte, ma ho sempre detto che così come sono testati tante volte i ragazzi, lo sono anche i ragazzi da un punto di vista di applicazione, il mister me lo può dire o meno. E forse anche questo è un altro lato che su cui bisogna lavorare tanto, sappiamo insomma anche della forza fisica di tipo diversa, anche se si va e poi ci si va a scontrare con realtà completamente diverse, ma ci sono una serie di componenti che credo siano completamente diverse dal calcio maschile, o sbaglio Vito? Sì, è completamente diverso, è molto più difficile sotto tanti aspetti, è molto più delicato dover avere a che fare con le ragazze. E poi caratterialmente sono più testarde, però poi è bello perché a livello competitivo, soprattutto quando si innesca quel qualcosa, riescono ad esprimersi bene e soprattutto poi tra di loro sono molto unite. Quindi alla fine questo... Ti posso interrompere, Vittorio? E poi c'è il bello, forse anche una differenza, e questo vorrei che lo si capisse come lo dico, è che il pianto è 2-1 per le donne, di solito. Però magari vedi quel pianto vero, ecco, vedi quella, che ne so, quella consapevolezza anche nelle piccole geste, insomma, di questo, da un punto di vista emozionale, un pochino diversa dai ragazzi, questa è una verità, sì, insomma, conclamata, non c'è bisogno che lo dico io. Comunque gli faccio gli auguri, perché hanno costruito una bella realtà e spero la portino avanti. Grazie. Allora, adesso io vi faccio una domanda che sarà difficile, perché ricordarsi tutte le altre persone che fanno parte della squadra e della società è difficile, però vedo l'opportunità a tutti e due un attimino di focalizzare e parlare di tutte quante le altre ragazze che ci sono nella squadra, se riuscite a ricordarvelo però, eh? Ok? Ci proviamo? Certo. Va bene. Inizia tu. Va bene, che cosa possiamo dire? No, non è così difficile parlare dell'organico delle ragazze. No, magari i nomi, perché già no, si rischia di dimenticarsi qualcuno. Cerchiamo di fare attenzione. Possiamo partire dal portiere, ecco, così siamo un po' avvantaggiati. C'è la nostra Rosa, la Penta, che studia. Che viene da dove? Che viene da Buonabitacolo. Una ragazza in gamba, una ragazza che si è inventata portiere perché lei giocava a calcio ma giocava in altri ruoli e ha preso la responsabilità perché poi purtroppo c'era un po' la carenza di trovare i ruoli adatti. Sì. C'è pure nel calcio normale dei maschi. Sì, quindi figuriamoci nel calcio 5, con la differenza è che il portiere è un ruolo già diverso rispetto al calcio a 11, più dinamico. Poi abbiamo, diciamo, le più giovani come... Noi partiamo così, guarda, per farti ricordare bene. Linea difensiva, il centrocampo, l'attacco, noi, questo ti può aiutare in questo senso. Va bene, senso. Allora possiamo parlare di Filomena Cestaro. Lei pure viene da Buonabitacolo, giusto? No, viene da Atene. Da Atene, ecco. Quindi chiedo scusa. Un po' più grande rispetto alle altre ragazze, poi c'è Russo, Katianna, che è molto più versatile però, non gioca solo come centrale, l'anno scorso era il bomber della squadra, è stata la ragazza che ha realizzato più reti, poi vabbè il capitano Romina, che tende a giocare un po' di più sulla fascia, però è molto forte in difesa. Poi c'è Jessica Zarzecchi, un'altra ragazza nuova che si avvicina al calcio. Poi abbiamo Noemi Modafferi. Noemi pure ha iniziato con me. Quindi. È un po', diciamo,
la punta di diamante, ecco, della squadra, il jolly, ecco. Con noi giocava in difesa ed era bravissimo. Con noi gioca dappertutto, possiamo dire, ma come sì, quasi sì. Tutte loro, sono molto versatili, però Noemi fondamentalmente ti dà la sicurezza di poterla sfruttare in più ruoli. Poi Antonella Quindiero, un'altra ragazza che pure è molto in gamba. Che dimentichiamo? Rossana Gallo, che purtroppo ha avuto un infortunio, è stata fuori un po' di tempo, pure ha pure un passato nel calcio a 11 in squadre pure abbastanza importanti. Siamo 18, sono 18 ragazze. Quindi chiediamo scusa subito se ci siamo dimenticati qualcosa. Sì, ci siamo, sicuramente ce ne sono altre. Però la responsabilità me la prendo io. 18 ragazze, purtroppo non possiamo farle giocare sempre tutte, perché abbiamo un limite di 12 ragazze ogni partita, però purtroppo tante volte non riusciamo a superare le 6 per le trasferte, perché poi purtroppo diventa difficile. Cioè, la difficoltà è conciliare gli orari, i lavori. Forse questo nel calcio femminile la vedo una difficoltà in più rispetto al calcio maschile. Credo che riescono a prendersi meno tempo per loro, soprattutto quando lavorano. Sì. Allora, noi adesso vi abbiamo dedicato questa prima parte, ma vi faccio l'ultima domanda. Poi c'è il resto del programma e noi vi ringraziamo per essere intervenuti, ci ha fatto enormemente piacere che vi abbiamo trovato qua e che siete venuti. Allora, Romina, cosa ti aspetti per il futuro del calcio in questo territorio, in questo nostro territorio? Io spero che noi siamo solo la base per fare qualcosa di più. E onestamente io spero che non si resti solo nel calcio a 5, ma che si riesca in futuro anche ad espandere la cosa al calcio ad 11, perché significherebbe che in zona effettivamente si è creato un gruppo di ragazze, però rispetto a prima qualcosa in più si muove, perché alla fine ci sono anche ragazze dei paesi limitrofi che giocano, magari non le conosciamo tutte, però ci sono delle ragazze che fanno allenamento a Celle. Ci sono altre ragazze che si stanno organizzando per fare una squadra a Marina di Camerota, quindi io spero soltanto che il movimento possa crescere e che ci sia magari chi dà fiducia a queste ragazze, come ha fatto Vito Monduri con noi, e possa anche finanziarle, aiutarle ad andare avanti. L'ultima battuta che mi è venuta in mente adesso, tu sei giovanissima, ma tra qualche anno ti vedi come allenatore? Dipende, tra qualche anno cosa intendi? Io no, penso tra che, parecchi anni. Io penso che continuerò a giocare ancora per qualche anno. Ecco, tra parecchi anni, ok. Tra parecchi anni anche può essere. Il problema è che l'allenatore è altrettanto giovane, quindi... No, vabbè, è un discorso a parte, ecco. Non c'entra il discorso dell'allenatore. Noi sappiamo benissimo l'età di Romina, quindi è giovanissimo. E quindi era giusta una battuta per la passione e per il continuo della passione. Vito Furiati, la stessa cosa, come è difficile fare calcio femminile in questo territorio e cosa vedi nel futuro del calcio femminile in questa zona? Allora, è difficile fare sport a livello femminile, non solo il calcio. Il calcio forse è un po' più difficile perché è visto con occhi diversi rispetto ad altri sport. Però c'è da dire che negli ultimi anni sta crescendo fortemente, basta vedere anche la Serie A di calcio 11 femminile, che ha già raggiunto altri livelli. Cosa mi aspetto? Mi aspetto una crescita, soprattutto mi aspetto che le mentalità cambino un po' nelle nostre zone e che si riesca a creare qualcosa di più forte e duraturo, in modo tale da poter permettere a chi ha questo sogno di poterlo realizzare, perché la cosa di cui mi rendo conto è che ci sono tante ragazze che ancora vogliono giocare, che vorrebbero giocare e che purtroppo non riescono. Ma io lo sapevo. Ti rubo 10 secondi, no, sì. per dire a loro che noi ci lamentiamo sempre che in questi posti manca un po' di tutto, manca sempre questo, quello, quell'altro e quell'altro, ed è vero, però è pur vero che voi siete un esempio, insomma siete giovani, siete un esempio di come, volendo, con la passione, con la responsabilizzazione di ognuno per sé, si possa poi in gruppo fare qualcosa di bello, ed è proprio questo il messaggio che dobbiamo mandare ai ragazzi, sì, del Golfo di Policastro,
prendiamo esempio da codesti signori che sono qui, mi consento amichevolmente questo passaggio linguistico, e dico, e ne approfitto a dire anche alle ragazze, facciamo, ecco, proponiamoci anche nel mondo del calcio femminile, perché è bello, perché è un'alternativa valida, perché nei nostri campi si respira ancora aria pura e quindi si può fare anche per questo, ma soprattutto, e questo me lo auguro per voi in futuro, spero che ci sia, tutto rispetto per il campetto di Santa Marina, io so che quando ci teniamo tutti noi anche a Santa Marina, ma sicché si faccia che si possa proporre questo bello, questo scenario bello anche in un campo, soprattutto laddove c'è più visibilità. Sì, sì, sicuramente. Ci auguriamo questo. Io vi ringrazio, ringrazio la società Golfo di Policastro per l'intervento e soprattutto per l'impegno, Vito Monturi, per il lavoro che sta facendo, veramente complimenti e grazie di cuore. Loro restano qua, noi andiamo avanti un attimo e vi parliamo di prima categoria, dopo vi facciamo vedere il servizio relativo alla gara che abbiamo seguito. Loro ci lasciano ed entra il nostro Mimì Romanelli che sta scalpitando dall'altra parte. Io vado subito con i risultati, classifica e prossimo turno inerente alla prima categoria. Parliamo della 20ª giornata, le gare sono quelle del 23-2-2020. Alfanese Real Acropoli 0-1, Atletico Eboli Atletico Faiano 3-2, Procogliano Golfo di Policastro 1-0, Prepezzanese Gregoriana 3-0, Sapri Calcio Atletico Pisciotta 3-2, Real Bellizzi Poseidone Licinella 0-1, Rofrano Sassano 1-1, ha riposato la compagine dell'Acceroli. Per questa classifica, Atletico Eboli 50 punti, Poseidon 48, Sassano Calcio 45, Atletico Pisciotta e Atletico Faiano 37. Poi abbiamo Real Acropoli e Golfo di Policastro 26, Procogliano 25, Real Bellizzi 24, Gregoriana 15, Sapri Calcio e Prepezzanese 14, Acciaroli 13, Alfanese 11, Rofrano chiude la classifica con 9 punti e vi dico che il Santa Maria si è ritirata. Per il prossimo turno le gare dell'1 3 2020, 21ª giornata, Acciaroli Alfanese, Atletico Faiano Rofrano, Atletico Pisciotta Atletico Eboli, Golfo di Policastro Sapri, Gregoriana Real Bellizzi, Real Agropoli Procogliano, Sassano Calcio Prepezzanese dovrà riposare la compagine della Poseidon Licinelle. Io voglio ringraziare ancora Vito Furiati per essere intervenuto, un grazie a Romina Gaudio che è il capitano della squadra del Golfo di Policastro e con loro ci rivediamo prossimamente perché sicuramente analizzeremo ancora il calcio femminile. Noi vi ringraziamo per l'attenzione che abbiamo notato che ci avete riservato comunque durante il campionato. Grazie e noi ci guardiamo il servizio che ha realizzato per noi Lorenzo Picarelli sulla partita, la partitissima, la bellissima partita che c'è stata a Rofrano, tra Rofrano e Sassano. Buonasera a tutti i telespettatori di 105 TV e benvenuti allo stadio comunale di Rofrano dove tra qualche istante si affronteranno la compagine di casa, vale a dire il Rofrano e il Sassano Calcio. Sono tutti pronti, il direttore di gara sta per dare il via e in questo momento partita la gara. Subito il Sassano in avanti con Forlano il tiro e Bartolo Viterale si fa trovare pronto. La grande botta di Citera e poi il tiro per due volte del giocatore Baldè. Poi è un campo di calcio molto più piccolo, molto Forlano, più stretto. Scusami, Forlano entra in area, si gira, il tiro e la palla in rete. 1-0 quando i minuti di gioco sono 9 del primo tempo. 1-0, la rete è di Forlano. Di Sirvi che prova a sistemare il pallone. Adesso il lancio di Disirvi in avanti e di testa sfiora la rete il Rofrano. Il tocco di Forlano per Ragosta, Ragosta entra in area, il tiro e la parata di Bartolo Viterale, il tiro ravvicinato da parte di Ragosta e la risposta ennesima ancora da parte di Bartolo Viterale quando i minuti di gioco sono 32 della prima frazione. Vediamo Forlano e Ragosta sul pallone, vediamo se optano per un tocco, Ragosta, Forlano, palla in mezzo, di testa la respinta da parte di Cione, poi Donnantuoni, contropiede, il Rofrano è in superiorità numerica, contropiede, vedete il pallone per Lettieri, il tocco di Lettieri ancora per Christian
Questo come l'hai visto? No, francamente mi è sembrato che l'azione era valida, non c'era il fuorigioco. Spinelli che prova la sortita per la profondità, poi Vizzuso riceve da Ragusta, prova a girarsi, cerca la profondità, mette in mezzo, di testa, Grimaldi sfiora il palo. Di Sirvi, il pallone in avanti, bentornati, siamo allo stadio comunale di Rofrano. Avete visto, siamo ripartiti subito con una bellissima azione del Rofrano con Di Sirvi che ha messo Merola davanti al portiere, però poi alla fine il pallone è risultato lungo. Rofrano, Merola, la respinta. Vediamo. Calcio di rigore per il Rofrano. Parte Guglielmo Merola contro Rispoli, il tiro e la palla in rete. 1-1 quando i minuti di gioco sono 34 del secondo tempo. Poi Pompeo che prova a contrastare un avversario, porta palla, Pompeo recupera il pallone, vede Speranza dall'altra parte, Speranza il tiro e la grandissima parata di Rispoli, grandissima parata di Rispoli. E l'arbitro manda tutti negli spogliatoi. Giovanni Pompeo, una bellissima partita, una partita che nel secondo tempo si è visto solo il Rofrano in campo. Eh sì, lo sapevamo che il Sassano partiva forte e poi man mano calava. Noi siamo stati bravi a crederci, soprattutto a non mollare mai, perché la partita finisce al 95esimo, di solito quando fischia l'arbitro. Quindi siamo stati bravi ad ottenere il pareggio, ci abbiamo creduto fino alla fine, devo fare i complimenti ai ragazzi. Possibile che Rofrano è ultimo in classifica con 9 punti vedendo questa partita? Purtroppo noi stiamo pagando un inizio sbagliato, una programmazione soprattutto sbagliata, però poi la società si è mossa bene, ha lavorato tanto e alla fine i risultati si vedono. Devo ringraziare tutti quelli che ci stanno venendo a dare una mano, perché quest'anno il campionato è un po' più duro, però sono convinto che alla fine, giocando così e impegnandoci così, i risultati arrivano. Ecco, ci crede mister Pompeo nella salvezza o addirittura nei play-out a questo punto? Beh, sarebbe sbagliato non crederci. Io lo dico sempre ai ragazzi, impegnatevi perché il lavoro paga e sicuramente abbiamo una grande chance di andarci, anche perché la classifica giù è corta, quindi bastano poche vittorie per arrivare al treno che ti porta alla salvezza. Adesso praticamente Alfanese ha perso, Sapri e Prepezzanese invece hanno vinto. La classifica bisogna lottare per cercare di accorciarle il più possibile per arrivare ai play-out. Adesso si fa dura, perché quando davanti a te vincono, fanno 3 punti, tu non riesci a vincere, fai un pareggio, diventa sempre più dura. Però ancora il campionato è lungo, penso che ci saranno delle partite importanti da fare e speriamo bene, dai. Presidente Ricciardone, un Sassano che ha giocato solo il primo tempo, nella ripresa è venuta fuori l'agonismo, la voglia di vincere, la grinta della squadra di casa, vorrei dire il Rofrano. Hai detto una grande parola, Nico. Sassano non c'è, non è più il Sassano di una volta. Allora, questa non è la squadra che possiamo lottare per il campionato. Non abbiamo fatto un tiro in porta, abbiamo avuto quella grande occasione, non l'abbiamo chiusa il primo tempo. Poi con Grimaldi il secondo tempo una grande occasione davanti alla porta, non l'abbiamo sfruttata. E abbiamo preso il pareggio. Le avversarie, tutte e due che hanno vinto, sia l'Atletico Eboli che la Poseidon, quindi a questo punto si allunga il divario 5 punti dall'Atletico Eboli, no, 4 punti dall'Atletico Eboli, e quindi diventa problematico ancora di più la vittoria. 5 punti, sì. Sono 5 punti dall'Ebolitano, oramai. Diciamo che il campionato se la giocheranno loro due, noi siamo scivolati a 5 punti, 4 punti dalla seconda, e ci saranno a ridosso anche le quarte. No, diciamo che forse hanno perso sia l'Atletico Faiano che l'Atletico Pisciotto, perché l'Atletico Pisciotto ha perso a Sapri, quindi le quarte sono rimaste là. Quindi, sì. Però il discorso fondamentale è un altro. Come deve rinascere questo Sassano? Perché in questo momento diciamo che ha trovato un Rofrano in gran forma, in gran spolvero e con tanta voglia di vincere, però è la seconda partita che non vince. Infatti è la seconda partita, speriamo già domenica
con il prepazzalo di cominciare con i tre punti e risalire di nuovo. Poi fra, mi sembra, un paio di settimane abbiamo il posto di anno in casa, vediamo se possiamo correre almeno per il secondo posto. Ecco, un presidente Ricciardone molto arrabbiato a fine partita. Franco, la terza non c'era, noi eravamo lì, ma un primo tempo che ha giocato bene il Sassano, poi nella ripresa il coraggio del Rofrano e le iniziative a livello anche di cambiamento tattico da parte di mister Pompeo hanno trasformato completamente la squadra, e con Castiglia, Luca Speranza ha lasciato in attacco, è entrato addirittura lo stesso Pompeo e ha lasciato anche l'altro attaccante, vale a dire quello che ha realizzato il gol, Merola, e quindi ha giocato con quattro attaccanti, alla fine è riuscito a portare a casa il risultato, poteva portare anche qualcosa in più, avete visto l'azione di Speranza. Dopo Lorenzo Picarelli ci fa vedere anche il calcio di rigore, l'azione del calcio di rigore, però prima noi ci rivediamo tutte le immagini e io vi vado a sottolineare quello che è successo nelle altre partite, quindi approfittiamo per vedere queste bellissime immagini e io vi vado a elencare. L'Alfanese invece nella giornata di sabato era uscita sconfitta sul proprio campo, vale a dire a Torrossaia, contro la compagine del Real Agropoli. Per quanto riguarda l'Alfanese è arrivata alla 14ª sconfitta, la 6ª in casa. Il Real Agropoli di mister Mimmo Valente invece, abbiamo le immagini della partita, un grazie a Mimì Romanelli e al montaggio di Lorenzo Picarelli, dove c'è la prima vittoria in trasferta del Real Agropoli, l'ottava in campionato. Arbitro della gara era Roberto Tudino della sezione di Battipaglia, ha realizzato Rizzo. Per quanto riguarda invece la capolista Atletico Eboli, un 3-2, la 16ª vittoria, l'ottava in casa, mentre per l'Atletico Faiano arriva la 4ª sconfitta, 3ª in trasferta, Alessandro Marino della sezione di Avellino era il direttore di gara, una doppietta di Arpaia, un gol di Chiella, poi Viscido e Giuliano invece hanno realizzato per l'Atletico Faiano. Il Sapri vince la 4ª partita, un 3-2 contro un Atletico Pisciotta, inaspettato questo risultato, ma i ragazzi di mister Antonino Sparaccio ci hanno messo il cuore per portare a casa la vittoria. 6ª invece la sconfitta dell'Atletico Pisciotta, Salvatore Dell'Ira, sezione di Sala Consigliere e direttore di gara, una doppietta di Pellegrini, un gol di Leone, per l'altra squadra, vale a dire Pisciotta, ha realizzato Cutri e Caputo. Prepezzanese invece ha vinto 3-0, 4ª vittoria contro la 10ª sconfitta della Gregoriana, Domenico Tropiano della sezione di Sala Consilina, il direttore di gara. Scarpinati, Tastardi e Alfano i marcatori. Il Procoliano vince contro il Golfo di Policastro 1-0, 6ª vittoria, 3ª in casa per il Procoliano, 6ª sconfitta, 4ª in trasferta invece per i ragazzi di Antonio Rivello. Francesco Vicidomini, il direttore di gara di Castellammare di Stabia, Moscato Ilario ha realizzato la rete della vittoria. Real Bellizzi Poseidon invece è finita 0-1, 6ª sconfitta per il Bellizzi, 15ª vittoria per il Poseidon Licinella. Salvatore Forgione della sezione di Avellino è il direttore di gara, la rete è stata realizzata da Malandrino. Rofrano invece, avete visto, terzo pari anche per il Sassano, Guglielmo Petti della sezione di Nocera Inferiore è il direttore di gara, Merola Guglielmo e Forlano hanno realizzato. Queste erano le notizie relative invece per quanto riguarda la prima categoria. Tra qualche istante, prima dell'intervento di tutti e due, sia di Mimì Romanelli e di Franco Laterza, Lorenzo Picarelli ci fa vedere l'azione del calcio di rigore e andiamo ad analizzare questo fallo per vedere se era calcio di rigore o meno. Mentre arriva questo, diciamo che Mimì era andato a seguire la partita Alfanese-Real Agropoli, una bella partita dove i ragazzi di Mimmo Valente alla fine sono riusciti ad ottenere la prima vittoria in trasferta. Beh, l'Alfanese ha perso. Innanzitutto buonasera Mimì Romanelli che è qui con noi. Buonasera a voi. L'Alfanese diciamo che ha perso una grande occasione domenica scorsa
riprendere i tre punti, perché sicuramente avrebbe fatto un balzo in avanti in classifica. È stata una partita, gli uomini di mister Mimmo Valente sono scesi in campo determinati, anche se erano contati in panchina, erano giusto 12 persone, mentre da parte dell'Alfanese è scesa in campo determinata, sì, ma non ha imposto il proprio gioco. Infatti palleggiava molto di più il Real Agropoli, usciva bene da dietro, portava palla, la faceva girare ed è arrivato il gol, diciamo, per un infortunio del portiere. Su un cross il portiere non ha trattenuto la palla e ha insaccato il giocatore dell'Agropoli. Non c'è stata nessuna reazione da parte dell'Alfanese per giungere al pareggio, tranne un di Porretti da solo in aria, ha tratto un diagonale, però è uscito di poco fuori, e diciamo che il Real Agropoli ha sfiorato in varie occasioni il raddoppio ed è finita così la partita. E c'è stato a fine partita molto rammarico da parte del presidente Gerardo Sergio, da parte del mister che non ha visto la squadra come avrebbe voluto lui in campo, disunita, un po' molto molto scialba, e questa è stata una grande occasione che ha perso l'Alfanese, che diciamo che è penultima in classifica visto i risultati di domenica scorsa delle altre squadre. Franco Laterza invece, con te andiamo ad analizzare quella che è la partita della capolista, Atletico Eboli, Atletico Faiano, una partita tirata come tutte quante quelle della compagine dell'Atletico Eboli fino all'ultimo momento, ma una vittoria importante per i ragazzi di mister Mastrangelo, che sono riusciti a portare a casa i tre punti in un derby molto molto difficile e pericoloso. Parlare di questa partita bisognava vederla, così come fa il buon Mimì Romanelle, perché sennò non ci si può esporre più di tanto. Insomma, certo il risultato di misura ha visto vincere la squadra che è prima in classifica con 50 punti, questo Atletico Eboli che sembra veramente abbia cambiato passo da 6-7 partite a questa parte, ha vinto per di misura una partita con una, diciamo, un pseudo concorrente, anche se credo che la forza delle sue squadre sia impari a livello tecnico, però insomma l'ha vinta la squadra e guida la classifica, quindi poi bisognava, ripeto, vedere la partita per poter si esporre di più. Credo però tutto sommato che il risultato possa dirci, almeno con questi risultati, che siano più o meno bilanciate le partite a livello tecnico, insomma, quando ci sono questi risultati. Ecco, Mimì, dopo facciamo il tuo punto conclusivo, sia di tuo che di Mimì. Io voglio far analizzare a Mimì questa Sapri Atletico Pisciotta. Noi abbiamo visto l'Atletico Pisciotta contro l'Alfanese, una squadra che è riuscita ad imporsi, è una squadra che è riuscita a mantenere il campo in modo perfetto. Il Sapri invece ci ha messo il cuore, ha fatto una grandissima partita e ha portato a casa tre punti determinanti a livello di classifica. Sì, questa era la partita determinata del Sapri, e certamente è scesa in campo molto molto determinata. Ha fatto sua la partita contro un quotato Pisciotta, non ci dimentichiamo che il Pisciotta, se non erro, è fra le prime quattro in classifica. Sì. Ecco, e visto che il Sapri è giù nelle sabbie mobili della classifica, questi tre punti danno un certo... Quarto posto, come vedi, è piena zona playoff. Sì, playoff, esattamente. Il Sapri Calcio, questi tre punti di domenica, si è portato a 14 punti e diciamo che è un po', sta respirando un poco. E non era semplice affrontare il Pisciotta, perché noi l'abbiamo visto contro l'Alfanese, ha vinto la partita, ha disputato un'ottima gara. Non lo so, dalle cronache mi dicono che forse era un po' rimaneggiata la squadra di mister Armida. Comunque la squadra di mister Sparacio, questi tre punti, fa morale, fa classifica per il prosieguo del campionato. Franco Laterza, sì. Procogliano Golfo di Policastro, ecco. Sesta vittoria per la compagine del Procogliano, sesta sconfitta, quarta in trasferta per i ragazzi del Golfo di Policastro.
Beh, ma noi anche qui vale lo stesso discorso del precedente. Il problema è che il discorso è che sappiamo della forza in casa del Procogliano. Il Procogliano tra le mura amiche forse è stato sempre laddove anche le squadre titolate sono andate a farci un pareggio, ma pensare di poterlo abbattere è stato difficile. Golfo di Policastro addirittura è stata sconfitta, anche se di misura, per 1-0, questa squadra del basso del Salernitano, insomma, è lì vicino a quelle zone, e sappiamo insomma della forza di questa squadra. Bene il Procogliano per come ha ripreso la corsa e perché tutto sommato ha 25 punti in classifica, proprio un punto in meno della squadra del Golfo di Policastro, la squadra insomma di Mister Rivella, abbiamo parlato tanto, abbiamo detto tanto, una sconfitta a questo punto non modifica certo il percorso e l'iter della stessa, perché se è vero che insomma vogliono e stanno facendo a Policastro qualcosa per costruire, è inutile che parliamo più di questo campionato, ho giocato forse ovviamente dignitosamente, non con i risultati sperati. Però volevo aggiungere, scusami Franco se ti interrompo, se non erro il Procogliano è rimasto in 10 dal 20° del primo tempo per l'espulsione, se non erro, del portiere. Non è approfittato il Golfo di Policastro di questa occasione, giocando in 11 contro 10. No? Vabbè, ma tante volte non Molte volte si gioca, magari si gioca meglio in 10, certamente, però era una ghiotta occasione. Certo. Ha giocato un tempo e mezzo. Ma ormai insomma penso che sia messa lì. Poi volevo solo concludere, se Nicola mi dà la possibilità, di dire, poi passo la palla al balzo, che questa è stata la 20ª giornata, si sono segnati 18 gol, e volevo anche mandare un piccolo messaggio al presidente Ricciardone, al quale, siccome sa che lo stimo e lo voglio particolarmente bene, gli dico che forse anche quest'anno deve comprare un biglietto per Lourdes, perché si propina anche quest'anno uno scontro di playoff, e a suo dire, per uno dei presidenti tosti di queste categorie e di tante altre che ancora regge al peso anche economico, insomma, oltre che fisico, per la propria squadra, ed è sempre lui in prima persona, voglio dire anche che anche quest'anno per i playoff ci sarà qualche altra brutta gatta da pelare, perché almeno secondo ciò che ci dà e ci consegna il campionato. Quindi, caro Presidente, insomma, io più che darti questo consiglio, dopo tanti anni non so proprio più che dirti. Ecco, noi salutiamo pure Giuseppe Ricciardone, che è sempre lì a seguire la squadra, è un factotum. Mimiro Manelli, Prepezzanese Gregoriana, vittoria netta della Prepezzanese, che praticamente rimette tutto in discussione a livello di salvezza per quanto riguarda i pronostici. Ma la Prepezzanese già da qualche partita sta venendo fuori e in casa non sta sbagliando un colpo. Era partita già male all'inizio campionato, comunque si sta riprendendo, molto probabilmente c'è stato qualche mercato di riparatori di gennaio, e sicuramente ha comprato qualche giocatore che interessava e sta facendo punti, e adesso si trova a 14 punti, se non mi sbaglio, insieme con il Sapri. Il Sapri. E poi c'è l'Acciaroli insieme con, ecco, l'Acciaroli riposato domenica, e domenica c'è una sfida salvezza, diciamo, Acciaroli-Alfanese, che diciamo che è una partita molto molto importante per ambedue le formazioni, e diciamo che chi perde è... Dopo guardiamo il prossimo turno, ecco, tutti insieme. Sì. Io adesso l'ultima cosa, per Franco la terza. La Poseidon, nonostante tutto, alla fine riesce sempre a vincere, stavolta con la rete di Malandrino, e ha vinto una partita difficilissima sul campo del Real Bellizzi, una delle squadre che in netta ripresa dall'inizio della seconda parte del campionato, vale a dire dal girone di ritorno, una squadra che non ha mai mollato, una squadra che è rinata e stava facendo un grande campionato. Ha vinto 15 partite su 19 la squadra della Poseidon, 3 pareggiate e una sola persa, il Real Bellizzi 6-6-6, ha praticamente una scia di risultati molto simili, ma anche con risultato di misura, non è la prima partita che credo vinca la Poseidon con risultato di misura, si fa i 3 punti.
tre punti troppi, tre punti, si trova lì, adesso credo che riposi, ghiotta occasione per il Sassano per riportarsi alla pari, se non ricordo male, questo lo dico a memoria perché non lo sto guardando, ma la possedono, riesce a farsi, e poi la possedono, perdonatemi, lo so, io ha sempre quel giocatore, quel valore aggiunto, che è quel Denac, insomma, che io ho visto come uno dei giocatori più forti della categoria fino adesso. Allora, invece io chiedo a Lorenzo Picarelli di mettere in onda la grafica. Ecco qua, c'è, innanzitutto c'è il calcio di rigore, perfetto. Guardiamolo ancora, perché voi dovete fare attenzione non alla mano che è accanto al corpo, ma l'altra che colpisce in pieno il giocatore Esposito, che colpisce in pieno il pallone. Non guardate la mano che state vedendo adesso, è l'altra mano che colpisce il pallone. Parte mia è rigore netto, visto che anche nel campionato nostro di Serie A si danno dei rigori, no, ma questo è nettissimo e non ha niente da dire. Ecco. Non c'è stata, se non erro, non c'è stata neanche una parte del Sassano delle proteste, perché... Sì, no, era calcio, ecco. Franco la terza, come l'hai visto? Ma io credo, insomma, non è che ci vedo bene anche con gli occhiali, vai, però sulla, insomma, fai sulla parola. No, sì, sulla fiducia. Anche la stessa movenza del corpo del giocatore, del calciatore, come dicevi tu, insomma, non guardare la mano, guarda l'altra. Come la si guarda si vede che c'è stato, insomma, c'è stato il tocco. E quindi mi pare che sia calcio di rigore. Grazie a Lorenzo Picarelli, innanzitutto grazie per la partita, i vari montaggi e tutto il resto, e grazie anche per questo. Andiamo a vedere il prossimo turno, lo analizziamo insieme velocemente e poi facciamo finire questa prima parte. Allora, vediamo, c'è Acciaroli Alfanese, Atletico Faiano Rofrano, Atletico Pisciotta, Atletico Eboli, questa è una grande partita. Poi c'è il derby, Golfo di Policastro Sapri, Gregoriana, Real Bellizzi, Real Agropoli, Procolliano. Invece la partita del Sassano sulla carta dovrebbe essere più abbordabile, la Poseidon invece, Poseidon Licinella, riposa. Attenzione, due partite che sono importantissime, Atletico Pisciotta contro Atletico Eboli e Golfo di Policastro Sapri, è un derby per le due squadre di questo territorio. Via Mimì Romanelli. Beh, sicuramente l'Atletico Eboli sul campo del Pisciotta penso che troverà delle difficoltà, anche se da parte del, visto le due formazioni, diciamo che c'è un po' di differenza, visto dei giocatori che militano nell'Ebolitana, no? Comunque non sarà semplice per sul campo di Pisciotta è difficile per tutti andare a giocare su quel campo, e sicuramente non sarà una passeggiata da parte dell'Atletico Eboli. Anche perché, Franco, scusami, l'Atletico Pisciotta insieme all'Atletico Faiano si giocano i playoff in questa forse quella è una giusta osservazione, proprio perché sono pari punti e si giocano, c'è anche questa possibilità. Ma teniamo, io ho visto l'Atletico Pisciotta, l'ho visto con l'Alfanese a Tor Orsaia, una squadra che per la verità non è che mi ha entusiasmato più di tanto, in comparazione ovviamente anche all'avversario, perché ha avuto tante palle gol, ma ha concesso anche tanto, che io ricordi. Poi ha vinto la partita, va bene. Ma bisogna stare comunque attenti, perché quando arriva la prima della classe, è sempre la prima della classe, non lo è certo a caso. Soprattutto in questi momenti si sa di questa forza di questo Atletico Eboli, che ha comunque in classifica credo 13 punti in più, credo della squadra dell'Atletico Pisciotta, 13 punti non è che siano proprio pochissimi, però insomma il calcio una è bello per questo. Una battuta su Golfo di Policastro Sapri. Lì c'è una, c'è, io per dire un punteggio ovviamente ti dico 1x nella peggiore delle ipotesi, ma ovviamente la squadra di Golfo di Policastro, anche se è un derby, penso che non voglia farsi scappare questa occasione, perché di solito c'è anche la competizione con la panchina. Mimì Romanelli, una battuta solamente su questo, secca. Io invece, Franco ha detto 1x2, io 1x dico 1x2, ecco, okay. Metto anche probabile vittoria anche da parte del Sapri, visto che il Sapri deve fare punti e sicuramente
neanche da parte del Policastro sarà semplice. Ecco, noi diamo la linea a Lorenzo Picarelli per i consigli della rete, restate con noi perché nella seconda parte analizzeremo gli altri campionati, seconda, terza e promozione. Buonasera e bentornati alla puntata 457 del 14° anno dell'Altro Calcio. Seconda parte, andiamo subito a vedere i risultati della seconda categoria, andiamo ad analizzare quello che è il girone L, dove Angellara Camerota è finita 1-1, Comprensorio Montestella Cellarum 6-5, Sporting Club Celle Palinuro 2-5, San Marco Agropoli Ascea 4-0, Folgore Acquavella Polisportiva Cilento 1-0, Novivelli Lendiscosa rinviata, Real Vatolla Atletic Torchiara 3-0. Questa è la classifica dove Folgore Acquavella si aggiunge alla compagine della Polisportiva Cilento e dell'Endiscosa con 43 punti, ma l'Endiscosa ha una partita in meno. Real Vatolla 38, San Marco Agropoli 36, Ascea 29, Camerota 25, Palinuro 24, Cellarum e Comprensorio Montestella 19, Angellara 16, Atletic Torchiara 13, Novivelli a 3 punti e Sporting Club Celle 2. Per il prossimo turno le gare che si disputeranno sono Ascea Folgore Acquavella, Atletic Torchiara San Marco Agropoli, Lendiscosa Sporting Club Celle, Cellarum Novivelia, Camerota Real Vatolla, Palinuro Angellara, Polisportiva Cilento contro Comprensorio Montestella. E noi abbiamo le immagini relative proprio alla gara tra la compagine dello Sporting Club Celle e il Palinuro, una partita bellissima giocata a Claudio Palma, finita 2-5. Io voglio ringraziare Remo Fedullo. Si inizia subito con la compagine del Palinuro, del Palinuro che va in vantaggio con Esposito, quindi l'1-0 ad opera di Esposito. Poi successivamente Di Luca entra in area e viene a contatto con Silve, l'arbitro assegna il calcio di rigore per il Celle, la trasformazione è di Balbi per l'1-1. All'undicesimo del primo tempo invece Infantini raccoglie una respinta del portiere e porta di nuovo in vantaggio il Palinuro con il risultato di 1-2. Al trentesimo del primo tempo Sacco approfitta di una indecisione del portiere del Celle e porta il risultato sull'1-3. Al 39esimo del primo tempo, bella giocata di Barile dello Sporting Club Celle che di sinistro batte il portiere Tancredi. Il risultato adesso è di nuovo in bilico sul 3-2. Ma al 33esimo del secondo tempo, Di Serva lancia Esposito in posizione dubbia. Esposito segna la quarta rete per il Palinuro per il 2-4. Successivamente, al 42esimo del secondo tempo, Serva entra in area e segna così la quinta rete, e la vedete adesso. Un grazie a Remo Fedullo per le immagini che ci ha inviato per questo bellissimo servizio. Adesso andiamo a vedere come immagini di repertorio le immagini proprio di Folgore Comprensorio Montestella Cellarum, una bellissima partita anche qua, 6-5, tantissimi gol. Arbitro della gara era Antonio Urti della sezione di Agropoli, dove praticamente con questa la quinta vittoria della compagine del Comprensorio Montestella e il Cellarum invece la nona sconfitta. Questo era per quanto riguarda il campionato di seconda categoria. Andiamo a vedere le altre partite dove la compagine dell'Ancellara ha fatto 1-1 contro la compagine del Camerota. Primo pari dell'Ancellara di mister Fariello, invece è il quarto per quanto riguarda il Camerota. Arbitro della gara era Pompeo Gabriele Lippo. La partita invece Folgore Acquavella Polisportiva Cilento è finita con il risultato di 1-0. La rete è stata realizzata da D'Aiuto, è stata una bellissima partita, una partita a Cardiopalma dove le compagini si sono affrontate a viso aperto
forse c'era qualche possibilità in più per il Folgore Acquavella, che ha giocato benissimo. Qua vedete il gol della compagine del Montestilla. Novi Velia Lentiscusa invece è stata rinviata. Real Vatolla Torchiara è finita 3-0, dodicesima vittoria per la compagine del Real Vatolla, decima sconfitta per il Torchiara. Arbitro della gara era Antonio Ovidio Guariglia della sezione di Agropoli. La compagine del San Marco Agropoli invece ferma la scia positiva della squadra della Scea, che raggiunge la sesta sconfitta alla Scea, undicesima vittoria invece per quanto riguarda la compagine del San Marco Agropoli. Benissimo, noi rientriamo in studio dove volevo un commento su questo girone da parte sia di Mimì che da parte di Franco La Terza. Dunque, gironelle, diciottesima giornata, sono stati segnati in questa fine settimana 27 gol. C'è stata questa, si è rinviata una partita del Novi Velia con il Lentiscosa, questo per onor del vero, perché, e lo diciamo soprattutto perché il Lentiscosa a questo punto, avendo subito una sconfitta alla Polisportiva Cilento, ha la possibilità di avere un match ball al suo favore per quando ci sarà questo recupero attualmente. Però bisogna anche dire che questa, io lo dicevo già qualche settimana fa, quando puntavo un po' l'occhio sul Folgore Acquavella, questa squadra che è riuscita noi quest'anno. Abbiamo avuto il mister del Folgore Acquavella la settimana scorsa. Infatti io l'ho sentito da casa, dal mio lettino, ho sentito la trasmissione e ho sentito con attenzione anche le parole del mister. Ma per dire che ha battuto la prima della classe, vale dire questa Polisportiva Cilento, che come per gli addetti ai lavori tante volte si dice che con il minimo sforzo è riuscita a ottenere il massimo risultato, battendo proprio questa squadra per 1-0. Quindi questa è al momento la situazione con il Real Vatolla che incalza sempre a 38 punti e attualmente Lentiscosa, Polisportiva Cilento e Acquavella che hanno rispettivamente 43 punti. Vedremo quello che succede. Per quanto riguarda l'ultima piccola nota, insomma, guardavamo con Mimì con attenzione il servizio che è stato mandato di Celle Palinuro. Abbiamo visto quel calcio di rigore su cui abbiamo sorriso per la verità con Mimì Romanelli, perché è praticamente impossibile, impensabile dare un calcio di rigore del genere, però probabilmente Mimì, l'arbitro forse non aveva una visuale corretta e quindi è andata così. E abbiamo visto, notavo anche il portiere che con tutta la sua buona volontà su quel calcio di punizione, insomma, sì. la palla, insomma, questo è poi nell'ABC del calcio. È un ragazzino bravo, però. È molto giovane il portiere del Cellaro. So che è pure bravo, diciamo, però. Insomma, che sta facendo ecco, questo è il calcio di rigore, guardate, io non so se ecco. Veramente da sorridere. Invece io poi per nascondere questo dicevo l'altro, imparerà questo giovane ragazzo che la palla si manda fuori. Su quel calcio di punizione. Ecco, pronto Picarelli a farci vedere questo. Ecco, pronto Picarelli, però diciamo anche il nome dell'arbitro, così completiamo. Si tratta di Francesco Ferrari della sezione di Santa Consolina. Sicuramente però, quel calcio di rigore. Il rigore ci può anche stare, non è che sì, ma sicuramente però i tifosi del Palinuro sicuramente su quell'azione l'albero ha decretato il calcio di rigore, sicuramente si sono fatti sentire, perché conoscendoli e poi vedendole dalle immagini francamente è un calcio di rigore dato molto 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 generoso, è stato molto generoso, esatto. Io difendo Francesco Ferrari, nella sezione di Sala Consilina c'è un arbitro che ha messo a repentaglio la vita di 22 persone, sul campo altri 10 che erano intorno, quindi ancora arbitra quell'arbitro e io lo voglio sottolineare ancora una volta, a me mi sta bene Francesco Ferrari, è bravissimo e tutto il resto. La sezione di Sala Consilina deve trovare una soluzione per l'altra situazione, perché c'è una persona che ha messo a rischio la vita delle persone e ancora arbitra. Ma loro sono lasciamo perdere, non voglio polemizzare ancora di più questa situazione, però lo ribadirò sempre.
Andiamo a vedere l'altro girone invece di risultati della 18ª giornata, dove Montecorvino, Rovella, Sporting Buccino è finita 5-1, Real Laura Olevanese 4-1, Sicignano Certosa di Padula 1-0, Stella Cioffi Sparta Pestum 1-0, Tempalta Real Santa Cecilia 3-3, Atletico San Gregorio Laurino 6-1, Zone Alte Quadriglio Macchia 2-4. Per quanto riguarda la classifica, che andiamo a vedere subito con Lorenzo Picarelli, Atletico San Gregorio 44 punti insieme al Macchia, Zone Alte Quadriglio 40, Sicignano 38, Montecorvino Rovella 35, Tempalta 31, Laurino 22 insieme al Real Santa Cecilia, Sporting Club Buccino 21, Stella Cioffi e Real Laura 16, 15 per il Certosa di Padula, 14 per lo Sparta Pestum, chiude la classifica l'Olevanese con 4 punti per il prossimo turno. Certosa di Padula, Montecorvino Rovella, Laurino Tempalta e questa ve l'ho sottolineata, Macchia Atletico San Gregorio, le due capoliste, Olevanese Stella Cioffi, Real Santa Cecilia Sicignano, Sparta Pestum Zone Alte Quadriglia, Sporting Buccino contro Real Laura. Attenzione, Lorenzo Picarelli ci fa rivedere quelle bellissime immagini che abbiamo visto, che ci ha mandato Remo Fedullo. E così io vado ad analizzare sommariamente quelli che sono stati i risultati, dove l'Atletico San Gregorio con la vittoria sul Laurino ha fatto la 14ª vittoria, la 10ª sconfitta invece per il Laurino, arbitro della gara era Luca Tedesco della sezione di Battipaglia. Montecorvino Rovella, 11ª vittoria, 9ª sconfitta per lo Sporting Buccino, Davide De Simone di Torre Annunziata, il direttore di gara, Real Laura Olevanese. 5ª vittoria per il Real Laura, 16ª sconfitta per l'Olevanese, Biagio Spezia della sezione di Salerno, il direttore di gara, Sicignano Certosa di Padula, invece 12ª vittoria per il Sicignano, 11ª sconfitta per Certosa di Padula, Emidio Lovaglio della sezione di Sala Consigli del direttore di gara, Stella Cioffi, Sparta Pestum invece, 4ª vittoria per lo Stella Cioffi, 12ª sconfitta per Sparta Pestum, Michele Sabbarese della sezione di Salerno, il direttore di gara, Tempalta Santa Cecilia, un pareggio 3-3, quarto pari per il Tempalta, quarto pari anche per il Santa Cecilia, Michele Cutino della sezione di Salerno, il direttore di gara. Zone Alte Quadriglio, Macchia è finita 2-4 per il Macchia, una vittoria importantissima questa che porta la 4ª sconfitta per Zone Alte Quadriglio e la 14ª vittoria per il Macchia. Alfonso Annunziato della sezione di Salerno era il direttore di gara. Un commento velocissimo da parte di tutti e due voi su questo girone, dove cambia la squadra che affianca l'Atletico San Gregorio, però una volta c'è il Macchia, una volta c'è Zone Alte Quadriglio, ma questa vittoria del Macchia in trasferta sul campo delle Zone Alte Quadriglio è un'importante vittoria, anche perché si trattava di un derby, le due squadre sono vicine. Ma questa era la partitissima di giornata e sicuramente il Macchia è andato a fare proprio il risultato su un campo difficilissimo qual è quello del Quadriglio. Con questa vittoria si porta in testa la classifica insieme con l'Atletico San Gregorio e l'anno poi la domenica successiva abbiamo questo big match e sicuramente sarà bello da vedere. Franco, la terza. Beh, se Macchia doveva togliersi, quale situazione migliore insomma, a non averlo fatto con questo scontro? È a una valenza credo doppia, soprattutto perché è avvenuto fuori casa, quindi con una diretta concorrente. Io ho sempre ripetuto che tutti e tre non potevano mai arrivare fino alla fine insomma, a pari punteggio, anche se ancora tutto potrebbe essere possibile. C'è questo big match, però ovviamente il big match ha un sapore diverso stavolta, perché l'Atletico San Gregorio è una squadra fortissima, Macchia anche, e pur perdendo una delle due, alla fine comunque l'altra rimane sotto un punto, insomma il Quadriglio, perché questo dice la classifica. Vedremo insomma come andrà a finire. Certo è bello, è interessante questo campionato. Poi c'è a 38 punti anche il Sicignano, che ha fatto un bel campionato, e il Montecorvino Rovella a 35. E quel Tempalta che è rimasto un po' indietro, oggi in classifica a 31 punti. Sono stati segnati 32 gol e c'è a una partita, come dicevate tutti e due, di questo tenore non si può che aspettare il risultato per il prossimo turno, anche se i bookmakers dicono che la parità insomma, è quella
che dovrebbe così dividere la posta per ambo le squadre. Vedremo, vedremo. Sarà una partita vedremo, tripla, diciamo, vedremo, dai. Certo. Bene. Noi naturalmente andiamo a vedere il campionato di terza categoria, andiamo ad analizzare quello che è il girone D, dove Oliveto Citra Altavilla Silentina è finita 0-0, Atletico Montesano Sporting Club Palomonte 3-2, Bello Sguardo Montepruno Roscigno 1-1, Caggiano Sporting Laviano 5-2, Real Contursi Real Battipaglia 1-6, Pollese Magorno 2-0, ha riposato la compagine del Buon Abitacolo. Questa è la classifica che vede in testa la compagine della Pollese con 40 punti, Caggiano 36, Buonabitacolo e Altavilla Silentina 28, Sporting Laviano e Real Battipaglia 26, Atletico Montesano 24, Sporting Club Palomonte e Oliveto Citra 17, Montepruno Roscigno 16, Real Condursi 7, Bello Sguardo 3, Magorno chiude la classifica con 2 punti. Per il prossimo turno Buonabitacolo, Caggiano, Magorno, Real Condursi, Montepruno Roscigno, Oliveto Citra, Real Battipaglia, Bello Sguardo, Sporting Club Palomonte e Pollese, Sporting Laviano Atletico Montesano deve riposare la compagine di Altavilla Silentina. E con Lorenzo Picarelli abbiamo l'audio di, del nostro amico di Polla, c'è un blocco, Michele Ficetola. E noi andiamo a vedere la partita e il punto di Michele Ficetola sul campionato di terza categoria, girone D. Finisce 2-0 a favore della Pollese la 15ª giornata del campionato di terza categoria, girone D. A segno nel primo tempo per la Pollese un autogol di Mario Pascale del Magorno che porta in vantaggio i padroni di casa. Nel secondo tempo segna Mario Medici con un bel gol, un diagonale dal limite dell'area a volo di destro nell'angolino, trafigge quasi alla mezz'ora del secondo tempo il portiere Giorgio Gala. Finisce 2-0, partita molto tranquilla. La Pollese sperimenta anche un nuovo modulo di gioco contro un Magorno arrivato a Polla con la consapevolezza comunque di essere inferiore tecnicamente alla capolista. Ora la Pollese sale a 40 punti, il Caggiano vince 5-1 sempre oggi, tallona la Pollese sempre a 4 punti di distanza in attesa anche di una decisione del giudice sportivo di un ricorso fatto dal Caggiano per la partita di domenica scorsa persa contro il Palomonte per 4-3. In pratica il Caggiano ha ravvisato un'irregolarità nella formazione del Palomonte e si attende la decisione del giudice sportivo. Se dovesse andare bene il ricorso per il Caggiano conquisterebbe 3 punti a tavolino e quindi si avvicinerebbe ancora di più alla vetta, alla Pollese. Prova scialba nonostante la vittoria per la Pollese, che non ha voluto rischiare e quindi ha giocato davvero in una maniera molto molto prevedibile e soltanto l'autogol e una prodezza del singolo ha consentito alla formazione di mister Donato Sarno di vincere la partita comunque senza tanti problemi e senza tanta ansia. Da registrare la 650esima presenza da parte di Giacomo Colombo, classe 1962, nei dilettanti regionali, e l'ennesima presenza non si contano più da parte del capitano Pascale, Giuseppe Pascale, che ha giocato tutta la partita. Lui è del 1961, ancora applausi per la tenacia e la passione che mettono in campo quelli del Magorno. Ecco qua, oltre a questo abbiamo le interviste che ha mandato Lorenzo Picarelli nella partita tra Pollese e Magorno e le vediamo subito. Allora, qui abbiamo Giacomo Colombo, classe 1962, uno dei giocatori più longevi insieme a Giuseppe Pascale del Magorno e giocatori più longevi dei campionati regionali dilettanti. Esatto. Il Magorno è diventata storia per questo campionato, tanta passione, quest'anno fino ad ora 2 punti. Ma qual è l'obiettivo reale di questa squadra? È quello anche di valorizzare i giovani? Forse voi non siete l'esempio di valorizzazione. No, noi vogliamo valorizzare i giovani, la maggior parte, tutti i giovani, insomma, devono giocare i giovani. Siamo io e Pascale, siamo i più anziani che stiamo giocando, però stiamo valorizzando i giovani
tra cui il figlio di Pasquale, Marco, giovanissimo, e stiamo facendo un campionato discreto, diciamo, bel campionato. Hai totalizzato 650 presenze, sì, campionati, le attanti regionali, ma il Magorno da quanti anni milita fra la seconda e terza categoria e quanti punti ha totalizzato? Questa è una curiosità per gli almanacchi del calcio. Cioè, noi siamo 30 anni che stiamo giocando a calcio, 30 anni, del 1990 fino a oggi, quindi sono circa 30 anni insomma. 30 anni tra la seconda e la terza categoria. Si conferma, sì, 30 anni tra la seconda e la terza categoria. Ecco, qual è il tuo obiettivo? Vorresti giocare anche il prossimo anno? Sicuramente, se sto bene fisicamente, vorrei giocare anche il prossimo anno. Forza Magorno! Forza Magorno per sempre. Comunque vorrei giocare anche il prossimo anno, sì. Forse la cosa più bella della giornata, il tuo gol a Mario Medici, 2-0, 3 punti in più comunque in classifica. Come giudichi la prova della tua squadra e la tua anche? Forse abbiamo giocato un po' sottotono, però l'importante era vincere la partita e mantenere la testa della classifica. Sì, sono contento per il gol, speriamo di farne altri per aiutare la squadra e speriamo sin dalla prossima giornata di poter riscattare questa brutta prestazione. Ecco, domenica prossima dovete andare a Palomonte, il Palomonte che ha vinto domenica scorsa contro il Caggiano, c'è qualche insidia in più rispetto ad oggi ovviamente. Questo sì, però diciamo noi non abbiamo paura di nessuno, diciamo, dobbiamo andare a giocare la nostra partita e rispettare diciamo sempre l'avversario per non incappare in brutte prestazioni. Certo, dobbiamo riscattarci e quindi cercheremo di fare un'ottima partita in trasferta. Un grazie a Michele Ficitola per il supporto. L'arbitro della gara tra la Pollese e il Magorno era Michele Martino della sezione di Sapri. Franco Laterza, una compagine, quella del Magorno, che è diventata storica, quindi complimenti a Michele di aver messo in evidenza quella che è la storia del Magorno, che è una storia importante. Beh, io sono di parte, quindi come ormai sapranno, penso tutti i telespettatori, coloro che seguono la trasmissione sanno che io, quando si parla di questa squadra, sono di parte, non a caso, perché si vedono i valori veri delle persone che vengono poi a galla, si notano in particolar modo tante volte anche le affezioni, no? Verso uno sport, verso un qualcosa che si fa perché ci si diverte, perché ci si crede, perché come diceva Colombo, lui che è del classe 61, dice: guarda, io gioco dal 90, gioco da 30 anni, ma se ciò dovesse, come sicuramente succederà l'anno prossimo, a meno che non si ingreppano i meccanismi ossei del ginocchio dell'anca, io lo farò e lo giocherò pure l'anno prossimo. Questo è importante perché passa come messaggio per i giovani, infatti il giovane ha subito ripreso lo stesso discorso. È importante anche perché fa capire che in questi piccoli paesi poi tante volte, insomma, ecco, dedicarsi a un qualcosa che ti dia quel minimo di soddisfazione, perché poi il calcio a questa età o andando a giocare con i giovani non è che tu non puoi metterti a pari, certo non lo puoi fare perché fisiologicamente purtroppo l'età nello sport contano così come nel resto della vita, e quindi questo. Ma l'esempio che dà questo signore, così come lo dà quell'altro del 62, ecco perché io amo particolarmente questa squadra, perché credo soprattutto nel valore che costoro danno al soprattutto calcio, i 30 anni di storia. Soprattutto, ecco, perché lo fanno da 30 anni con la voglia e lo spirito è giovane. E poi il giovanotto che subito dopo ha detto: guardate che noi non abbiamo paura di nessuno. Lo dice un ragazzo che gioca con una squadra che ha degli anziani che sono d'esempio, che hanno due punti. Era con la Pollese lui. Con la Pollese, sì, l'altro ragazzo sì, ma i giovani di cui parlava, io mi riferisco sempre quelli a cui parlava Colombo, che lo dico con lo stesso spirito, pur avendo due punti in classifica. Questa è la cosa bella anche del calcio. Poi volevo solo, se mi consente, Nicola, sì. Finire 21 gol in questa che è la 15ª giornata di serie di terza categoria, girone D, ci dice ancora Pollese al comando, e questo Caggiano che ha vinto con lo Sporting Ladiano,
forse lo ricordavate anche voi la settimana scorsa, Sporting Laviano non è proprio una squadretta semplice, anche perché in classifica è al sesto posto, credo, e quindi era un match abbastanza sentito. E questo ci dice al momento la classifica. Certo, c'è una grossa euforia anche a Polla, lo si legge anche dai social, vedremo come andrà a finire anche questo campionato. Mimì, prima che ti faccio parlare, allora, perché dopo voglio sapere qualcosa sulle prime due in classifica, tenendo presente che il Caggiano ha un ricorso in atto contro il Palomonte e in attesa del verdetto. L'Atletico Montesano ha vinto 3-2 contro lo Sporting Club Palomonte. La compagine di mister Maurizio Russo ha vinto in modo determinato, una doppietta del bomber Ferrara e un gol di Sanseviero. Mimì, parliamo della testa della classifica, queste due squadre che se la giocano fino alla fine. Ma sono due squadre, anche se la Pollese ha 4 punti di vantaggio, come dicevi tu, poi c'è un ricorso in atto da parte del Caggiano. Sono 4 punti di differenza tra Caggiano e la Pollese, ma la Pollese non molla, sicuramente è decisa a vincere questo campionato. Poi, visto un po' anche la piazza di Polla, che diciamo, ha un po' delle tradizioni, trascorsi calcistici in categoria superiore, no? E diciamo che quest'anno ci tengono proprio a vincere direttamente il campionato senza da passare per i playoff. Sarà una lotta a due e ancora il campionato è lungo. Bene, noi passiamo con Lorenzo Piccarelli all'altro girone di terza categoria, andiamo ad analizzare quello che è il girone E, dove si è giunti alla 15ª giornata. Le gare sono quelle tra Atletico San Marco All Stars Lustra 0-2, Capitello Ceraso 5-4, Centola Acciaroli 7-0, San Nicola La Cilentana 4-2, Sant'Antuono Civisport rinviata, era assente l'arbitro, Caselle Football Club Foria Futani 4-1, ha riposato la compagine di Super Santos. Per quanto riguarda la classifica, Atletico San Marco All Stars Lustra, Civisport Super Santos, allora, Civisport 32 punti, Super Santos 31, Centola 30, Caselle 29, Atletico San Marco e Real San Nicola 24, Sant'Antuono 20, Capitello 19, All Stars Lustra 15, La Cilentana 13, Foria Futani insieme a Ceraso 12 punti, chiude la classifica Acciaroli con 9 punti, una partita in meno per Civisport e la compagine del Sant'Antuono. Adesso il prossimo turno che vedrà di fronte Acciaroli Sant'Antuono, Stas Lustra Centola, Ceraso Atletico San Marco, Foria Futani Real San Nicola, Cilentana Capitello, Super Santos Caselle Imbitteri, dovrà riposare la compagine del Civisport. E qua praticamente, Franco, analizzando la classifica, vediamo che Civisport ha un punto in meno e una gara in meno contro Super Santos. Civisport riposa, ma anche in caso di vittoria la compagine del Civisport resta in testa alla classifica. Sì, questo dice la classifica, questa classifica che vede comunque il Civisport, Civitella, il moio della Civitella dovrebbe essere, se non vado errato. Sì. Sappiamo insomma che ha una buona squadra, un buon organico, ne avete sempre parlato voi più di me, lo dimostra ovviamente la classifica. Però diciamo pure che ovviamente ci sono questi ragazzi di Super Santos a cui bisogna dire fare una lode, perché hanno tenuto un campionato quest'anno anche loro in condizioni di difficoltà buono. Tutto sommato questo è che un girone forse più rispetto all'altro un pochino più bilanciato per quanto riguarda almeno 3-4 più equilibrato per quanto riguarda che stanno tutte bravo, sì, per quanto riguarda un po' queste squadre qua. Sono stati segnati solo 29 gol e come diceva Nicola questo è il girone, questa 15ª giornata. Sì. Ormai ci avviamo anche un po' alle fasi conclusive, ci sono un po' di partite ancora. Vedremo, perché è un bel match, vorrei tanto però che potesse per impegno e costanza quest'anno fare un risultato molto positivo il Super Santos, se no lo dico per questione territoriale.
No, ma ci sono anche altre squadre, no, tipo il Centola e il Caselle, che stanno venendo fuori. Alla Caselle, sì, sta venendo. Il Caselle alla grande. Si se vediamo un attimo la classifica, Lorenzo, sì, così Mimì la può analizzare meglio, dove praticamente nel giro di pochi punti ci sono quattro squadre. Sì, vedi, il Centola ha 30 punti, il Caselle ne ha 29. Diciamo che non è, poi il distacco non è che sono poi così tanti. Sì, sono quattro squadre, poi si giocheranno i play-off su si chi giocheranno vince. I play-off, ma qua fino alla fine non sappiamo ancora, che anche se il Civisport e il Super Santos hanno una marcia in più rispetto alle altre, no? Perché è dall'inizio del campionato che stanno viaggiando, sì, sì, che sono sempre in chi prima, chi seconda, si alternano sempre ogni domenica, no? Tra il Super Santos e il Civisport. Però diciamo da tenere in considerazione anche queste due squadre, il Centro e il Caselle, che stanno venendo fuori e sicuramente vogliono fare anche loro la loro parte. Bene, allora io vi do solamente qualche notizia relativa al calcio giovanile, dove le juniores nazionali Agropoli Cavese 0-3, invece Gelbison Portici è finita 3-2 con la vittoria dei ragazzi di mister Ametrano. Arbitro della gara era Niccolò Cangemi della sezione di Sapri. Per quanto riguarda invece i marcatori, Massimino, Pifferi e Zullo per la Gelbison. Juniores regionale Elite invece, nella classifica il Buccina è in 47 punti contro i 44 della compagine del Baronissi e dei 40 della Giffoni Sei Casali. Cava United Buccina è finita 1-3, hanno segnato Jamet e una doppietta di Gibà. Quindi complimenti ai ragazzi di mister Ambrogio Quindieri per l'ennesima vittoria. Noi adesso invece con Lorenzo Picarelli andiamo ad analizzare quello che è il campionato di promozione, l'ultimo campionato che noi trattiamo. Siamo alla 23esima giornata, le gare del 22-2-2010, Salernum Baronissi Rayon 3-2, Ponte Cagnano Sarnese 4-2, Temeraria San Manco San Severinese 1-1, Calpazio San Marzano 4-1, Centro Storico Salerno Giffonese 3-2, Coperchia San Vito Positano 0-1, Real Palomonte Giffoni Sei Casali 0-2. Rocchese Virtus Cilento 2-2. Per quanto riguarda la classifica, Virtus Cilento 57 punti, 6 lunghezze avanti al Calpazio e al Salernum Baronissi. Sporting Ponte Cagnano 46, San Marzano 42, Giffoni Sei Casali 36, Centro Storico Salerno e San Vito Positano 31, Sarnese 29, San Mango 27, San Severinese 26, Giffonese 25, 22 per il Real Palomonte, Rocchese 20, Coperchia 18 e Rayon 5 punti. Prossimo turno, 24esima giornata, e Rayon San Vito Positano, Giffonese Calpazio, Giffoni Sei Casali Coperchia, San Marzano Sporting Ponte Cagnano, Salerno Baronissi Temeraria San Manco, San Severinese Centro Storico Salerno, Sarnese Rocchese, Virtus Cilento Real Palomonte. E adesso qua praticamente abbiamo il servizio relativo proprio alla gara tra la Rocchese e la compagine del Virtus Cilento. Dopo rientriamo e vi faccio sentire il commento finale del nostro Cristian Vitale. Pareggio esterno agguantato in extremis per la Virtus Cilento, che impatta 2-2 in trasferta contro un'ottima Rocchese che ha giocato alla pari contro la capolista del girone D di promozione. Pronti via e alla decima arriva subito il vantaggio per i padroni di casa. Schiavi raccoglie un cross ravvicinato dalla sinistra e supera Tesoniro, tradito anche da un cattivo rimbalzo sul terreno di gioco non perfetto. La gara non decolla con la Rocchese brava a chiudere gli spazi sistemandosi sistematicamente con tutti gli effettivi dietro la linea della palla in fase di non possesso. È la chiave della sfida, o quantomeno quella del primo tempo, anche se alla mezz'ora. Maiese potrebbe portare al pareggio i suoi, ma il suo tiro viene respinto in angolo. 5 minuti più tardi ancora Virtus vicino al pareggio, questa volta con Cammarota, ma il suo destro dalla distanza finisce poco distante dal palo destro. Passano altri 5 minuti e questa volta la chance del pari arriva sul destro di Sene, ma la conclusione dell'esterno si spegne sull'esterno della rete. Prima del duplice fischio Schiavi potrebbe fare anche il 2-0, ma questa volta Tesoniro compie un vero e proprio miracolo su conclusione ravvicinata.
Nella ripresa parte forte la squadra di mister Castillo che all'ottavo va subito vicino al pareggio con Maiese, ma il suo piattone si spegne di poco sul fondo. Sono le prove generali del gol che arriva 5 minuti più tardi con Cammarota che dalla distanza batte Rescigno con un tiro sul palo più lontano. Potrebbe essere la svolta della gara, ma invece al 22esimo è la Rocchese a sferrare il nuovo vantaggio. Doppia chance prima per Malandrino e poi per Tongu, ma in entrambi i casi la difesa virtussina non si piega ai tentativi ravvicinati dei padroni di casa. Si rifanno vedere a questo punto i Granata, prima con il entrato Guido Esposito che spedisce di destro a fin di palo e poi con Sené, ma il colpo di testa del numero 10 è troppo debole per impensierire l'estremo difensore rocchese. Scampato il pericolo, a 3 minuti dal 90esimo arriva il nuovo vantaggio dei padroni di casa. È ancora Schiavi a superare Tesoniro, l'attaccante raccoglie al centro area una palla messa dentro da Allegretti, salito dalla difesa su sviluppo di calcio piazzato. Di nuovo in vantaggio, i padroni di casa giocano con il cronometro cercando di rallentare più e più volte il gioco. E proprio da queste sospensioni arriva un aggiuntivo minuto di recupero nel quale la Virtus trova il definitivo pareggio con Giovanni Monzo, anche lui è entrato nella ripresa. Il 2-2 mantiene comunque saldamente al comando della classifica la Virtus, che adesso ha 6 punti di vantaggio sull'inseguitrice. Domenica prossima, infine, si torna all'Ardisani per la sfida interna contro il Real Palomonte. Sì, sicuramente è stata una prestazione sotto nel primo tempo in particolar modo. Giocavamo troppo distanti dagli attaccanti. Palleggiavamo troppo basso, il play era tra i due centrali a prendere la palla anziché dietro la linea di pressione, quindi questo ci ha fatto abbassare il baricentro, non eravamo mai pericolosi. Nel secondo tempo abbiamo preso gol su un errore nostro. Nel secondo tempo abbiamo alzato il baricentro, abbiamo fatto la partita, io sono soddisfatto del gioco espresso nel secondo tempo. Il play si smarcava dietro la linea di pressione, le mezzali erano 20 metri più avanti e infatti abbiamo creato buone palle gol. Certamente potevamo anche perderla su qualche episodio nell'uno contro uno, siamo andati in difficoltà a sinistra dove abbiamo perso parecchi duelli e là abbiamo sofferto un po'. E poi abbiamo preso gol su una palla dove noi solitamente alleniamo molto bene, che è il calcio d'angolo passivo, e l'abbiamo preso proprio su quel tipo di situazione che noi prevediamo che si può prendere, però abbiamo fatto l'errore di uscire senza prepararci alla scappata e sulla seconda palla eravamo ancora in uscita anziché essere fermi sulla scappata. Questo ha portato un gol loro, secondo me regolare, non era fuori gioco come i nostri giocatori chiedevano, dalla panchina mi è sembrato regolare. Ma le statistiche lasciano il tempo che trovano, punti. Cioè, quello che ti porta alla vittoria è creare più palle con degli avversari e subirne meno. Se riesci a fare questo, alla fine sicuramente sei tra i vincenti. Se non ci riesci, poi classifiche, record, lasciano il tempo che servono, ecco, a voi giornalisti. Ecco, infatti, mister Castillo ha perfettamente ragione. Noi vediamo subito il punto di Cristian Vitale, che ci fa il resoconto su questo girone. Nel weekend appena trascorso si è giocato nel gruppo D di Promozione Campano il turno numero 23, l'ottavo del girone di ritorno sui 15 in programma. Nelle gare del sabato, successo tirato del Salernum Baronissi, che supera di misura per 3-2 l'Erion, ultima della classe. I capaccesi passano a sorpresa con Grimaldi al 20esimo, prima del sorpasso dei locali firmato da Mennella, Izzo e Magino, tutti a segno nella seconda metà della prima frazione. Nella ripresa, Procida alimenta speranze per gli ospiti, che però cedono il passo. Vince in zona playoff anche lo Sporting Pontecagnano, che supera 4-2 Sarnese. Nunziata doppietta di Giacomo e Pecora segnano per i uomini di Mister Erra, mentre Scale Guadagno firmano il momentaneo 3-1 e 3-2, che però non basta agli uomini di Vitter.
Pari invece tra Temerara San Mango e San Severinese, con Scudieri e Mazzi a fissare il parziale sul definitivo 1-1. Nelle sfide domenicali, pari per la capolista Virtus Cilento, che impatta per 2-2 sul campo della Rocchese. Sono i padroni di casa a passare al decimo con Schiavi. Il momentaneo 1-1 vede Camarota, 12° della ripresa, rimettere i ragazzi di Mister Castiello in corsa, mentre nel finale ancora Schiavi al 43° e Mastro Giovanni nel recupero fissano il parziale sul 2-2 conclusivo. Successo per 4-1 della Calpazio, che supera il Coriaceo San Marzano. Santucci, doppietta, Genovese e Marocco vanno ancora a segno per gli uomini del tecnico Marino, che vanificano la marcatura ospite di Giammetta, giunta al 60°. Vittoria esterna del Gifunese Casali per 2-0 sul Real Palomonte. Sono Sabatini e Tedesco, con una rete per tempo, a decidere il match. Blitz anche del San Vito Positano con Calabrese nell'extra time a regalare 3 punti ai costieri sul campo del Coperchia. Il centro storico infine batte 4-2 la Gifonese. Sica doppietta trascina i padroni di casa, a cui non bastano i guizzi di Lembo ed Incitti. Naturalmente, oltre a Cristian Vitale, dobbiamo dire grazie ai colleghi di Guendalina TV per le immagini e per il servizio. Un grazie di cuore. Adesso siamo giunti alla fine, per i saluti finali Mimì Romanelli. Dunque, io voglio salutare tutti i miei amici di Laurito, che stasera sono impegnati con il Carnevale Intercomunale, è la serata finale che si concluderà a Rofrano. Spero che il carro, che è il rappresentato da Bacco Franco, è veramente su YouTube, tu lo devi vedere, esatto, su YouTube c'è sul nostro canale YouTube, sul nostro canale YouTube, canale di Nicola, è il nostro canale, il tuo canale, ecco, stai facendo pubblicità al tuo canale come al solito, e spero che il carro di Laurito sia vincente. Bene, Franco La Terza. Ma ha detto Bacco in maniera strana, no? Quasi come se, insomma, a far puntare dito verso di me pigliandomi per perciò stavo sorridendo. Ma non... No, allora, io la settimana scorsa non c'ero, consentitemi di fare un saluto ai ragazzi dell'Alfanese, che mi hanno, nonostante hanno perso la partita che io, di cui io ho fatto la telecronaca, mi hanno fatto 100.000 tweet perché messaggi, perché avrebbero voluto vedere la partita. Io cercavo di spiegargli, nonostante il mio stato influenzale, però insomma questo era successo ovviamente la settimana passata, e quindi approfitto per salutare questi ragazzi che ancora ci ricordano con affetto, ma soprattutto che, visto la sportività, tanti sono giovani, anche nel momento di difficoltà della squadra, dico, fa piacere. Poi, che dire, io spesso tanti mi chiedono, perché voi andate ovviamente sempre a fare l'esterna, e mi dicono sempre, ma perché non ci sei, perché non ci sei, perché non ci sei? Io vorrei esserci, però qua abbiamo 2 squadre, una esterna 1 e una esterna 2. Tante volte io non ci sono perché sono impegnato, dimmi. No, c'era, siccome domenica ci sono varie partite. Io questo volevo dire. Partite interessanti. Bravo, io questo volevo dire. Vedo, allora, il problema... C'è il derby... No, il problema è questo. Voi, Golfo, no? Voi domenica siete impegnati su, sì, un campo che io già so. E io ero delegato a fare la partita Golfo di Policastro Sapri, che l'avrei fatta con soddisfazione, ovviamente, o da là, insomma, o qualche altro po', l'avrei fatta comunque con grossa soddisfazione, perché io sono uno a cui la competizione piace, no? Esatto. Mi piace soprattutto, insomma, quando ci sono i derby, essere in prima persona presente. Però purtroppo io pure, nello stesso frangendo, l'impegno qualche ora prima a Napoli, non so se ce la faccio a rientrare o meno. Qualora, io farò di tutto per fare la telecronaca della partita Golfo di Policastro Sapri. Qualora non ce la faccia, purtroppo, siccome so che voi siete impegnati in un'altra partita, io mi ero preso questo compito, mi dispiace, mi scuserò la settimana prossima. Sempre, però io cercherò di tornare, ma è un po' difficile. Ma cercherò di farcela con tutte le mie forze, perché ci tengo particolarmente a fare la telecronaca. Anche poi, sai, è un derby del Golfo, no? Certo, nel Golfo di Policastro. Ovviamente un saluto. All'andata l'abbiamo fatta. Un saluto, un saluto a tutti i telespettatori. Allora, e neanche all'andata io c'ero, purtroppo, perché non... Allora, io voglio ringraziare Franco La Terza, Mimì Romanelli, Romina Gaudio, mi ha fatto piacere tantissimo rivederla, Vito Furiati, Lorenzo Picarelli, Remo Fedullo, Michele Ficetola, i colleghi di Guendalina TV e Cristian Vitale. Quindi un grazie a tutti quanti per aver contribuito e aver partecipato a questa bellissima trasmissione, la 457. Ci rivediamo la settimana prossima, grazie.